Van Bommel comodo all'indietro, viene pressato dal numero 6 della formazione tedesca, che dire, dunque appoggia il pallone indietro, attenzione, Van Persie in area di rigore, il tiro e la parata da parte di Neuer, improvviso inserimento e può partire in contropiede dell'Olanda con Robben, Van Persie, la conclusione, il diagonale termina di poco al lato, Hummels che va in avanti, scambia con Schweinsteiger, attenzione zona tiro, Gomez, gol, palla in rete, la Germania in vantaggio con Mario Gomez, improvviso inserimento sul filo del fuorigioco, assist di Schweinsteiger, spalle alla porta, controlla il pallone con l'interno sinistro, si gira e batte in uscita quasi senza neanche guardarlo il portiere dell'Olanda Stekelenburg. Germania 1 Olanda 0 al 23esimo minuto, segna il numero 23 Mario Gomez, sempre lui, secondo gol per la Germania in questo europeo, secondo gol per Mario Gomez, il bomber del Bayern Monaco. Germania 1 Olanda 0, si fa notte, avanza Robben, pallone sul sinistro, la conclusione improvvisa con la parata del portiere Neuer, un corner corto quello della Germania e c'è la parata importantissima da parte di Stekelenburg che va a salvare il risultato, il raddoppio della Germania, ancora lui Mario Gomez, fa tutto da solo, da posizione molto defilata, controlla il pallone con l'interno sinistro, non vede compagni in area di rigore e allora dice, sai cosa faccio, tiro, una legnata sotto l'incrocio dei pali, niente da fare questa volta per Stekelenburg. Germania 2 Olanda 0 al 38esimo minuto, questo calcio di punizione da parte di Schweinsteiger, e Stekelenburg dopo una deviazione da parte di un giocatore olandese è costretto a deviare in calcio d'angolo per evitare l'autogol e finisce su questa azione il primo tempo, fischi dei tifosi olandesi all'indirizzo della propria nazionale, l'Olanda va sotto di due reti, la Germania conduce per 2-0 per il tentativo di discesa sempre del centrale con la maglia numero 5 che si porta in zona tiro, la conclusione, la parata di Stekelenburg, ancora lui, ancora Stekelenburg, doppio miracolo del portiere dell'Olanda Stekelenburg, che poi si alza e rimprovera i suoi come a dire state dormendo, in effetti è così perché per ben due volte il centrale della difesa tedesca, il numero 5 Hummels, si è presentato in zona tiro, la prima volta Stekelenburg ha respinto il pallone che è terminato nel cuore dell'area di rigore e ancora una volta il centrale della formazione tedesca ha concluso e questa volta Stekelenburg si è dovuto distendere in tuffio. Palla per Van Persie che adesso si è spostato a sinistra, chiama lo scambio in triangolazione con Snyder che finta di restituirgli il pallone, poi fa partire la conclusione che termina di pochissimo al lato alla sinistra della porta difesa da Neuer, si arrabbia Snyder con la sfortuna, riparte l'Olanda in una nuova azione d'attacco con Robben, bellissimo lo slalom, entra in area di rigore, palla dentro, Snyder si immola, un giocatore tedesco Boateng che poi manda il pallone in calcio d'angolo, Van Persie riapre l'incontro l'Olanda, meritatamente dobbiamo dirlo, Germania 2 Olanda 1, Van Persie, adesso ci saranno 18 minuti più recupero di fuoco per questo finale tra Germania e Olanda, avanza la Germania, ruba palla e dunque non ci sono più chance per la formazione olandese perché adesso la Germania è in possesso palla e il cronometro segna 93 e 20, Germania vicina al successo contro l'Olanda, un successo che ipoteca il passaggio del turno e finisce così, Germania batte Olanda 2-1, la Germania è quasi ai quarti di finale, arriverà anche prima nel gruppo a meno di clamorosi ribaltoni, clamorose sorprese, sicuramente è qualificata al 99% e prima, l'Olanda è quasi fuori ma non del tutto, perché se la Germania nell'ultima partita che si giocherà domenica prossima contro la Danimarca farà il suo dovere e vincerà l'incontro, l'Olanda può ancora sperare di qualificarsi come seconda classificata nel caso in cui dovesse battere il Portogallo con due gol di scarto, non è una cosa impossibile, proprio grazie al gol realizzato da Van Persie l'Olanda, se batterà il Portogallo con due gol di scarto e la Germania batterà nell'ultimo incontro la Danimarca, l'Olanda potrà qualificarsi come seconda del proprio gruppo. È tutto da Kharkiv, Germania batte Olanda 2-1, doppietta di Mario Gomez nel primo tempo, Van Persie nel secondo, Germania batte Olanda 2-1, da Giulio Delfino l'augurio di una buona serata, l'allenatore allo studio.